Ciao ragazzi, oggi vi faccio un video di una ricettina fit che vi farò vedere come si fa la pancake di banana. È molto facile, molto semplice e vanno pochissimi ingredienti e la cosa più buona è che non fa ingrassare perché è fit. E voi potete anche mangiarla con la frutta, con quello che più vi piace, ovviamente deve essere cose sane perché sennò non vale nulla. E vi faccio vedere gli ingredienti, se vi piace questo genere di video mettete like così vi farò altri video così e vediamo come si fa la ricettina. Allora ragazze, per fare questa pancake avete bisogno di 2 cucchiai di farina d'avena. Questa quantità è per fare 2 pancake, quindi per una persona sola o magari se voi mangiate solo una, un uovo e metà banana, perché sennò diventa molto molle e non diventa bella, né? Allora se voi piace la cannella potete aggiungere, se no mettete qualche spezia che vi piace. E vado a friggere con l'olio di cocco così almeno non è grasso. Io uso la carta per mettere nella pentola così almeno non diventa molto unta. E adesso vi faccio vedere come vi faccio a preparare. Ah, e per il lievito, invece del lievito uso il bicarbonato di sodio, un cucchiaino piccolo e poi metto un pochino di limone sopra così diventa tipo un lievito alla fine. Preso metà banana la vado a schiacciare bene con la forchetta e poi la vado a mettere in un contenitore. Poi aggiungo un uovo e metto la mia cannella e vado ad aggiungere 2 cucchiai di farina d'avena. Se voi avete la farina quella intera non c'è problema. Poi mescolo tutto e una volta che è diventato un composto così bello liscio e omogeneo, non tanto molle, vado ad aggiungere il lievito, che non è lievito. Se voi volete mettere il lievito mettete, io ho messo il bicarbonato di sodio che non gonfia la pancia e un pochino di limone. Poi mescoliamo. Ho unto la pentola, adesso metto la mia pancake nella pentola, metto un mestolo solo e poi aspetto che si formano delle palline dentro. Quando si formano queste palline la vado a girare e così faccio il procedimento ancora per l'altra pancake. Una volta che ci sono le palline la giriamo, non toccate tanto sennò si va a rompere e peccato. Adesso faccio anche l'altra. Una volta pronta potete inserire quello che più vi piace e anche per decoro e per mangiare. Io ho messo un po' di frutta e ho messo anche un po' di miele. Vado ad aggiungere questi mirtilli, queste fragole. Erano congelate, però alla fine dopo si sono scongelate e va bene. Boh, una volta pronta ho messo il miele e la mia pancake è pronta. Mettete un bel like se vi piace. Boh ragazze, questo è tutto, io spero vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete like e ci vediamo al prossimo video.